in storia all'Università degli Studi di Parma, sono laureata in beni culturali e in scienze storiche all'Università Statale di Milano, quindi vi dico da subito che le mie visite guidate hanno entrambi questi aspetti, non solo arte, ma soprattutto storia, ecco. Ci troviamo oggi a visitare la bellissima chiesa di San Giorgio al Palazzo, che rispetto alla Basilica di Sant'Eufemia ha più persistenze di età medievale, quindi già gioiamo, ecco. Perché si chiama il Palazzo? Questo nome ricorda l'esistenza di un palazzo di età romana, fondato da questo signore qui. Qualcuno lo riconosce se siete stati al museo archeologico. Si tratta di Massimiliano Erculeo. Massimiliano Erculeo fu Cesare, fu Augusto insieme a Diocleziano, quando Diocleziano scelse di dividere l'impero in due parti. La parte orientale stava a Diocleziano, la parte occidentale andrà a Massimiano. A loro volta sceglieranno due Cesari, cioè i loro rispettivi successori, e diciamo che noi oggi conosciamo questo sistema di successione con il nome di tetrarchia, che in realtà di lì a poco non avrà molto successo, perché ci sarà poi la secolare battaglia di Ponte Milvio tra Massenzio e Costantino, che vedrà poi la vittoria di Costantino e la riunificazione dell'impero sotto Costantino nel 324. Noi sappiamo che Massimiano, quando scelse Milano come sua capitale nel 286, diciamo avviò moltissimi progetti di edilizia. Sappiamo per esempio che creò l'ippodromo, cioè il circo, i cui resti oggi sono visibili nel campanile della chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, e si trattava di una delle torri dell'ippodromo. Si fece creare un mausoleo per il quale si fece realizzare un sarcofago in porfido, che oggi potete vedere all'interno del Duomo di Milano come fonte battesimale. Ristituì e riampliò le terme milanesi, quelle Ercule, le famosissime, e ampliò e riabbellì il Palazzo Imperiale. È una chiesa che ha una storia molto antica, perché pare risalire al 750 per opera dell'arcivescovo Natale. Dell'arcivescovo Natale si sa molto poco, si sa che morì molto anziano, a 72 anni, che fu un grande vescovo importante per la città, che fu un insigne studioso di greco ed ebraico e che soprattutto creò degli scritti ferventi contro la dottrina ariana. Se guardiamo però il periodo storico in cui fu edificata questa chiesa, questa nozione è interessante, perché siamo nel 750, quando coi Longobardi, che avevano occupato le aree dove noi ci troviamo, pian piano si erano convertiti dall'arianesimo al cristianesimo. Del Santissimo Sacramento, che aveva sede all'interno di questa chiesa. Bernardino Luini è un artista molto interessante del gruppo dei Leonardeschi, e Bernardino Luini è allo stesso modo di Gaudenzio Ferrari un artista che realizza delle opere dalla forte carica devozionale. Luini, ma che a un certo punto della sua carriera ha incontrato le opere di Giorgione, quindi si occupò prevalentemente di opere sacre, che pian piano portò a, diciamo, a rappresentare all'interno di bellissimi paesaggi. Quindi sì, noi abbiamo qui il compianto su Cristo morto, ma forse grande protagonista di questo quadro è il paesaggio che vediamo. Un grande storico della musica, quando gli ho chiesto l'argomento, lui ha detto la musica della cattedrale, che mi sembra un titolo molto interessante, soprattutto perché il tema dell'edizione di Medioevo Libreria di quest'anno è le arti nel Medioevo.
un piccolo tentativo modesto per scardinare il muro dei luoghi comuni sul Medioevo buio, barbari, civili, che continuano quotidianamente a propinarci, e far vedere che invece, come in tutte le epoche del resto, il Medioevo è un periodo di luci e ombre, ma anche di tanta luce. Quindi la musica è sicuramente una delle arti che nel Medioevo ha avuto, diciamo, un'enorme diffusione sia sul piano liturgico che sul piano profano, e quindi ha permeato tutti i livelli della società medievale. Non poteva che essere una delle arti che noi portavamo dentro questa rassegna. Dovendo parlare di questo tema, la musica delle cattedrali, naturalmente la parola cattedrale è, non si riferisce semplicemente a un dato, per dire la cattedrale può essere costruita anche oggi, domani, può essere stata costruita in epoca precedente propriamente al Medioevo. Quindi naturalmente questa chiacchierata mi soffermerò sulle cattedrali che ci vengono in mente quando parliamo di cattedrali, quindi le grandi cattedrali dell'epoca tardo-romanica e gotica, no? Quindi mi restringerò su questo periodo, anche se naturalmente, soprattutto per il caso di Milano, sarebbe molto bello magari in un'altra occasione soffermarsi sulla storia musicale della nostra cattedrale, a cui faremo comunque qualche accenno. Ecco, una cosa che vorrei dire sin dall'inizio, spero si sente anche sì, sul microfono. Ecco, è che in effetti quando noi andiamo a fare una visita guidata a una cattedrale, una grande chiesa, no? Molto spesso la visitiamo come se fosse un deposito di opere d'arte o comunque un monumento a se stesso, no? Ma anche quando sappiamo tutto riguardo archi rampanti, pilastri, opere d'arte contenute in quella chiesa lì, spesso non pensiamo a ciò per la quale realmente è stata costruita, a ciò che dava a questa architettura movimento, vita, suono, e cioè la liturgia solenne, la liturgia cantata, perché nel Medioevo naturalmente fino a ieri si può dire liturgia solenne uguale liturgia cantata, si canta tutto, comprese le letture, comprese i Vangeli, comprese le orazioni. Nella liturgia medievale, nella liturgia antica, anzi io direi nella liturgia tradizionale, tutto è cantato. Si è calcolato che nei monasteri medievali si cantasse nelle grandi feste circa 7 ore e mezzo al giorno, fra ufficiatura notturna, ufficiatura diurna e messa cantata. Quindi questo è il calcolo approssimativo che è stato fatto. Fate conto che in una cattedrale ufficiatura potesse essere meno impegnativa che in un monastero, però i tempi erano altri rispetto a quelli a cui oggi siamo abituati. Quindi una liturgia che si dispiegava naturalmente, che saliva sull'altare, saliva sui culti, che spesso erano un luogo deputato per alcuni canti. Correva nel coro, nelle ambulatori, nelle navate, con le processioni, quindi occupava tutto questo spazio, e non solo questo spazio, perché come diremo dopo usciva anche dalla cattedrale per andare con le grandi processioni per le strade lungo l'abitato. In questo spazio della cattedrale, no, il distendersi di queste celebrazioni era appunto cantato, aveva una dimensione, una durata temporale e una ampiezza che per noi rimane molto difficile immaginare. Bene, quindi in questo mondo che ha concetti di tempo e una mentalità così diversa dalla nostra e che
anche la liturgia appunto assume, si comporta di conseguenza, si accentua l'essenza drammatica della liturgia, la coreografia della liturgia che vi è insita, una danza della liturgia che si prolunga nella danza della vita, perché non c'è cattedrale senza la città, e la cattedrale e la liturgia esce anche dalla cattedrale appunto attraverso le processioni che percorrono le vie, che percorrono il lungo largo e largo l'abitato, accompagnate da canti. C'è solo questo fatto fisico dell'andare con le processioni per la città, c'è anche un altro aspetto molto importante: la vita quotidiana è scandita dal suono delle campane, che danno i segnali non solo delle celebrazioni, ma della fine del lavoro, della chiusura delle locande. C'era tutto un codice di segnali delle campane che i cittadini conoscevano. In più, siamo in un mondo in cui il ritmo stesso dell'anno è dettato dall'anno ecclesiastico, dall'anno liturgico. Veniamo allora nella prima tappa del nostro viaggio attraverso le cattedrali, viaggio in musica attraverso le cattedrali, no? E un fatto abbastanza sorprendente è che colpisce lo storico, che deve non indulgere in facili parallelismi, ma certo, ma anche sottolineare delle coincidenze, è proprio questo, che a Parigi, mentre sorge la cattedrale di Notre Dame, la cui prima pietra viene posta nel 1163, troviamo parallelamente al crescere di questa chiesa la nascita di una forma di canto mai vista in precedenza, una polifonia, cioè un canto a più voci, estremamente ricco, ardito, che giunge fino a sovrapporre quattro voci con una ricchezza di sviluppi inusitata e soprattutto con una novità straordinaria, che è quella della invenzione di un sistema di scrittura musicale che non permette soltanto di esprimere l'altezza dei suoni, cioè di dirci questo suono è un la, questo è un sol, questo è un si, o così via, ma anche la durata, per quanto dura quella tal nota, quanto dura quel segno, in una forma molto, tra virgolette, primordiale, ma non tanto, diciamo, non con la ricchezza di precisione che avrebbe poi assunto negli sviluppi successivi, però è per la prima volta che vediamo nella storia della musica una forma di scrittura musicale, di grafia musicale, che esprime attraverso il complesso sistema che non sto spiegando anche le durate dei suoni. E anche questo è un altro punto, mi sembra estremamente interessante di questo fatto. Io qui avevo già fatto una volta una chiacchierata, mi sembra, sulla scrittura, sulle origini della lingua musicale, così, no? E sulla figura di Guido d'Arezzo, che è stato colui che ha inventato il sistema del rego musicale così come lo usiamo ancora oggi. Bene, quell'invenzione che avviene all'incirca un secolo e qualche decennio prima di quest'altra, è in campo musicale forse l'ultimo prodotto, l'ultimo grande prodotto della cultura monastica medievale. È significativo che il grande passo successivo della notazione musicale, cioè non solo scrivere le note sulle righe rendendole immediatamente leggibili, ma anche attribuirgli un valore, la possibilità di riconoscere un valore, ecco, questo invece avviene nel nuovo mondo in cui, che nasce dopo l'undicesimo secolo, a partire dall'undicesimo secolo, in cui i centri della cultura, i centri dello sviluppo, dell'economia, del potere passano dal mondo, dai monasteri alle città. Quindi i nuovi centri religiosi, a partire da questo periodo, sono prima di tutto, si sposta gradualmente verso le città. Pensate, la nascita delle grandi scuole cattedrali, dell'università, tutto questo sarà
cosa delle città, del nuovo, legata al nuovo sviluppo delle città. E qui è interessante che il mondo, in una grande stagione della cultura monastica in campo musicale, ci lascia con l'invenzione del rigo musicale, e la nuova stagione culturale delle cattedrali ci saluta, ci accoglie con qualcun'altra invenzione che riguarda proprio la scrittura musicale, una scrittura, un'invenzione evidentemente di importanza gigantesca, no? Quindi per la prima volta poi possiamo andare proprio alla... Ecco, questo è proprio uno dei manoscritti della cattedrale che contengono il repertorio della cattedrale di Notre Dame. Se voi vedete vi sembra gregoriano, no? Invece no, non sto a spiegarvi, ma vedete, questo è un pezzo a quattro voci, la voce base e sopra le tre voci che si intrecciano con una, come vedete, con una notevole complessità. Questo sistema, che sembra scrittura di canto gregoriano, invece attraverso una serie di convenzioni appunto complesse che non vi spiego, è leggibile mensuralmente. Quindi noi a quelle note possiamo attribuire, dire questa è lunga, questa è breve. Vedete che mentre le voci superiori, io qui non ho, quindi faccio brutalmente col ditino, mentre le voci superiori, vedete, sono molto elaborate, si intrecciano, eccetera, la voce più grave, come vedete, una nota ogni tanto. Ecco. Cos'è quella nota di ogni tanto? È il canto gregoriano che serve di base a questa costruzione polifonica. Quindi la grande polifonia delle cattedrali nasce sempre partendo in questo armonico dialogo fra tradizione e innovazione, nasce sulle fondamenta del canto gregoriano. La melodia di base è gregoriana e su ognuna delle note del canto, che ovviamente si perde sotto questo profluvio di note, si crea questa grandiosa cattedrale di suoni. Ecco, noi potremmo chiamare queste note isolate, no, che vengono tenute mentre si canta, un po' come i pilastri della cattedrale, che tengono su i muri, che tengono su l'edificio, e quei grandi momenti di sviluppo, di melisma, di vocalizzi, come i grandi vetrati, gli spazi di luce, no? Ecco, c'è, e in fondo se facessimo un disegno, allineando tutto, ci verrebbe veramente una struttura di questo tipo, no? Che poggia su questi grandi pilastri e poi si lancia in un meraviglioso vocalizzo. Non tutti questi pezzi sono costruiti completamente in polifonia, o meglio, questi pezzi non sono costruiti interamente in polifonia. Si parte in polifonia, poi va avanti il canto gregoriano da solo, poi riparte la polifonia, eccetera. È una struttura molto particolare, possiamo farla vedere. Ecco, questo per esempio è un famoso organo, questo è il nome di questa struttura polifonica complessa. Ce ne sono di due tipi. Una complessa, come quella che abbiamo visto e che sentiremo, si chiama organo. Poi c'era invece il discantus, che era più scorrevole e semplice. Allora, vedete qui la struttura. L'inizio, videro un tonnes, è sulla polifonia, e come vedete, siccome l'ha fatta talmente lunga, sta su queste parole. Poi si va avanti in gregoriano, fine, stereo, eccetera, eccetera. Inizia il versetto, è in polifonia, e si finisce in gregoriano. Bene, questo semplice pezzo, che sarebbe il più grande, cioè il canto che si cantava prima della seconda lettura, diciamo così, bene, per noi ambrosiani è facile perché abbiamo avuto sempre nel Medioevo prima, seconda lettura come oggi, no? I romani invece l'avevano persa e quindi non avevano perso il senso del canto intervenzionale. In ogni modo, fate conto che questo canto, se noi lo ascoltassimo per intero, dura un buon 10 minuti e passa, no? Naturalmente ascoltiamo soltanto l'inizio. Anche questo, però, anche il fatto, pensate, che c'è un canto, uno solo, poi ci sono anche tutti gli altri, che dura 10 minuti,
per noi è una cosa impensabile, è proprio un mondo che ha un senso del tempo completamente differente dal nostro. Bellissima la notazione finale. Quando la sequenza e il ballo sono terminate si va avanti. E questo è proprio un bellissimo esempio di un mondo come quello del Medioevo in cui il sacro e il profano sono indistinti, no? Dopo tutta questa lunga descrizione sulla sequenza pasquale è finita quella. Soprattutto si affretta. Giustamente, dopo i lunghi uffici di Pasqua anche meritata. Allora, che cos'è questa cosa qua? Cosa significa una danza come questa dentro il labirinto? Perché sappiamo che sui labirinti ci sono state infinite proposte di interpretazione, no? Perché c'erano questi labirinti, cosa rappresentavano? E così anche sul tema delle danze sacre sono state fatte, di questa danza sacra in particolare, sono state fatte diverse ipotesi. Una cosa che mi ha sempre colpito è che i vari studiosi che si sono occupati di queste faccende, che sono o antropologi oppure persone che si occupano di arte, non c'è mai stato qualcuno che abbia preso in considerazione il canto, cioè che cosa cantano nel labirinto di Chartres e delle altre chiese a Pasqua. Cantano il Victime Pascali Laudes. Bene, allora, che cosa ci dice il Victime Pascali Laudes? Basta. Ecco, questo è l'inizio della sequenza di Pasqua. E i cristiani, no, levino, innalzino lodi alla vittima pasquale. Ecco, l'agnello, cioè Cristo ha redento le sue pecorelle, diciamo, Cristo innocente ha riconciliato i peccatori con il Padre, no? E poi arriviamo alla strofa cruciale. Mors e vita, morte e vita, si sono date battaglia in un formidabile duello. Il Signore della vita, morto, regna vivo, no? Ecco, se il labirinto rappresenta effettivamente, come la gran parte degli studiosi oggi ritiene, il cosmo, allora ecco, io penso che una danza con la palla su un canto antifonico che dice quelle parole che rappresenta esattamente questo, la simbologia di quell'archetipo che è l'eterno duello fra la vita e la morte. In questo caso collocato nella dimensione pasquale e collegato alla simbologia battesimale della rigenerazione avvenuta nel battesimo la notte di Pasqua. Grazie a Cristo abbiamo vinto la morte in questo formidabile duello. Cristo ha vinto lavandoci nelle acque del battesimo, la notte di Pasqua, ci rigeneriamo e nasciamo come uomini nuovi e come cristiani aperti alla redenzione e alla vita eterna e alla vittoria definitiva sulla morte. Quindi la mia impressione è che questo collegamento tra la simbologia cosmologica del labirinto, il legame con la festa di Pasqua e il battesimo e con questo specifico canto che celebra la vittoria di Cristo sulla morte, della vita sulla morte, nell'eterno, in questo formidabile duello da cui il Dux vitae, morto, ora regna vivo, e la vita di tutti noi, ecco, sia l'interpretazione che forse mette insieme meglio tutti questi elementi. Un'altra delle più sorprendenti cerimonie che si svolgevano nelle chiese, nelle cattedrali medievali, erano quelle legate al ciclo natalizio. Il ciclo natalizio esteso in senso lato, diciamo, da San Nicola circa, quindi all'inizio fino all'ottava dopo l'Epifania, no? All'ottava dell'Epifania, cioè l'ottavo giorno dopo l'Epifania. In questo lungo ciclo
trovavano posto una serie di feste che avevano nomi piuttosto curiosi: la festa dei bambini, la festa dei diaconi, l'episcopellus, la festa dell'asino, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste feste qua avevano un denominatore comune, che erano delle feste che in qualche modo legate a un'idea di ribaltamento dell'ordine stabilito come meccanismo, e come tema di fondo avevano la esaltazione dei piccoli, degli umili, dei deboli, di quelli che sono sempre in secondo piano. Ecco allora i bambini, gli ordini minori, l'asino, su cui poi ci fermeremo dopo. Allora cosa succedeva? Che in ogni cattedrale si celebrava una di queste feste, no? Quindi per esempio a San era documentata la festa asinaria, di cui parleremo dopo, altrove la festa degli infanti, altrove la chiamano festa dei diaconi, ecco. Però il comune denominatore è sempre quello, una grande festa invernale legata al ciclo di Natale, alla venuta del bambino, appunto, no? Ecco, e nella quale è incentrata su questo tema, sul ribaltamento delle gerarchie, sull'esaltazione dei deboli, dei bambini, in legame appunto con quel bambino che viene a sovvertire tutto. Una di queste feste è appunto l'Episcopellus. Voi sapete che le cattedrali medievali erano piene di bambini che studiavano nella scuola, oppure che servivano, erano accolti negli orfanatrofi, ma servivano come valletti, come chieri, come ministranti, eccetera, nelle cattedrali, cantavano, eccetera. Quindi le cattedrali e i monasteri medievali sono pieni di bambini, tanto più le cattedrali che avevano queste strutture anche scolastiche, in qualche modo istituzionalizzate. Allora, fra i bambini della cattedrale veniva eletto un episcopellus, un vescovino, un vescovo bambino, che veniva rivestito dei paramenti pontificali, omaggiato, e dava inizio al canto dei vescovi. Arrivati al Magnificat, precisamente al versetto Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles, ha deposto i potenti dai loro troni, ha innalzato gli umili, i canonici lasciavano i loro stalli del coro e si insediavano i bambini con il loro vescovo vestito pontificalmente. Questa cerimonia, pensate, in Inghilterra è durata fino agli anni 60, sì, fino sempre all'epoca dopo la quale tutto questo è stato spazzato via, però in qualche luogo resiste ancora, la fanno ancora, e anche qualche ripresa c'è stata in Francia, era la festa dell'asino, la festa asinaria, di cui abbiamo una documentazione completa legata alla cattedrale di San, un'altra di quelle grandi cattedrali che avevano. In questa festa un asino vero veniva introdotto in chiesa, anche lui rivestito e barellato di tutti i paramenti sacri, e innalzato addirittura sul pulpito come se dovesse predicare, e a quel punto il coro iniziava a cantare la famosa prosa dell'asino, ecco, nella quale vedete alle singole strofe si alterna questo ritornello in lingua volgare. Se allontana il passato, il classico, no? Temi che ricorre in questi riti di passaggio stagionale, naturalmente, no? Ecco, questo rito, questa rituale, questa liturgia dell'asino, attenzione, non pensiamola come una passeggiata, una cosa estemporanea, una carnevalata. Assolutamente, c'è un ufficio liturgico completo che veniva svolto dai vari chierici all'interno della cattedrale, no? Era tutto legato a un significato simbolico che però non veniva espletato in un modo appunto disordinato e carnevalesco, ma istituzionalizzato. Era proprio quella festa, anche questa era una di quelle feste del ciclo invernale legate a delle precise simbologie. L'asino non è l'asino buffonesco, burlesco, eccetera, eccetera. È l'asino
che sul quale Cristo è entrato a Gerusalemme, l'angelo che ha portato in salvo in Egitto la Sacra Famiglia, è il debole e l'ultimo che sopporta le fatiche, i patimenti e a fine di bene, capite? Questo è la grande simbologia legata alla festa asinaria, che poi magari fuori di chiesa poteva anche degenerare, come accadeva in queste feste, in festa profana e persino eccessi che poi a un certo punto portano anche l'autorità ecclesiastica a limitare queste tradizioni. Però tutta la nascita di queste liturgie, vere e proprie liturgie, è legata a una simbologia veramente profonda, sia in relazione a aspetto propriamente cristiano, sia a questi riti, al tema dei passaggi stagionali, no? Questi temi che si intrecciano in modo indissolubile. Bene, e passiamo quindi, abbiamo visto la liturgia come danza, come coreografia, come dramma, ma anche la danza sacra. La liturgia, dicevamo, ha in sé un elemento drammatico. Pensate alla Settimana Santa, nella quale giorno per giorno la liturgia è quasi ora per ora, ancora, pensate al Venerdì Santo, alle 3 si fa la liturgia della croce. Ecco, segue quindi come un dramma, no? Nella Settimana Santa noi ci seguiamo quasi ora per ora, riviviamo quasi ora per ora in modo anche conforme drammaturgicamente molto evidente, no? La vicenda della passione, le chiese medievali hanno accolto anche del teatro sacro propriamente detto, vero e proprio. Qui la nostra altra tappa, dopo essere stati a Notre Dame, dopo essere stati a Chartres e Auxerre, dopo essere stati a San Cogliasini, qui arriviamo a Beauvais, uno dei più folli progetti di cattedrale medievale, che di fatto è crollato un paio di volte e non l'hanno mai finita, così è quello fin dove sono riusciti ad arrivare. Oggi la vediamo così, doveva essere una costruzione immensa, ardentissima, che di fatto è crollata dopo un po'. Non è mai stato il progetto, non è mai stato realizzato, non è mai stato realizzato come doveva essere. Bene, da Beauvais proprio, che aveva anch'essa una grande scuola cattedrale in cui si insegnava ai bambini, ai chierici, ai giovani chierici, eccetera, viene il più straordinario dramma sacro medievale, cioè il Ludus Danielis. Notate la parola Ludus, no? Che è legata al proprio significato di gioco, ma anche rappresentazione, tant'è che in inglese anche oggi play, no? Recitare, mettere in scena qualcosa, oppure un pezzo teatrale, play, con i francesi, je. Bene, dalla scuola della cattedrale di Beauvais, andiamo avanti, viene questo manoscritto che contiene uno straordinario dramma sacro, il dramma di Daniele, sapete, quello buttato nella fossa dei leoni, no? Ecco, se noi leggiamo l'inizio del manoscritto, vediamo proprio che viene dichiarato esplicitamente che questo è un prodotto della scuola della cattedrale. Vedi, ad honorem tui Christe, queste sono parole abbreviate, qui oltretutto in cui sono usati i caratteri greci, chi, la ro, quindi Christe, Danielis, Ludus, quindi in tuo onore, o Cristo. Iste Ludus Danielis, questa rappresentazione di Daniele, in Belvaco est inventus, quindi Belvaco, il nome latino di Beauvais, è stata composta a Beauvais, et invenit unc Juventus, e l'ha composta la Juventus, non la Juventus, i ragazzi, insomma, i giovani, evidentemente i giovani alunni della cattedrale. La cosa straordinaria di questo meraviglioso testo con musica è il senso, come potrei dire,
la forte sensibilità drammaturgico-musicale, in cui la musica, lo stile della musica cambia in relazione alla vicenda drammatica. La prima parte, che è ambientata nella reggia di Baldassare a Babilonia, in cui tutti fanno feste, banchetti e così via, finché viene fuori la mano, no, che indica Baldassare, la profezia, è tutta nello stile di Conductus, cioè Conductus era un genere poetico, musicale, testuale, musicale, molto orecchiabile, che non aveva grandi elaborazioni polifoniche, un ritmo molto semplice. Parlo in soldoni, mi scusi nei musicologi per l'esposizione di questi termini musicali, in termini terra-terra, ma è per farmi capire da tutti, io non so, la preparazione musicale dei presenti, quindi cista e poeta francese del 300, considerato il Petrarca francese, potremmo dire, Guillaume de Machaut. In questo meraviglioso pezzo sentiamo usati tutti e due gli stili di cui vi parlavo prima, quello di Conductus e quello invece di Mottetto, che è l'erede dello stile complesso, se volete, del Vogliamo, adesso per farci capire. Il Conductus è uno stile molto veloce, rapido, sillabico. Lo stile di Mottetto invece prevede una grande elaborazione. Ecco, io per concludere vorrei farvi sentire un breve pezzo del Credo di questa messa. Tutto il lungo testo del Credo è enunciato con lo stile di Conductus, in modo sillabico, rapido. Ma arrivati all'Amen si accende la luce. Improvvisamente entra lo stile di Mottetto, dall'enunciazione degli articoli del Credo, quindi da una comunicazione fondamentalmente di contenuto, si passa invece alla sobrebrezza dello spirito, allo stupore dell'uomo davanti all'infinito, in una totale liberazione della fantasia, in un caleidoscopio di suoni che è veramente l'equivalente musicale della luce dei colori che entrano dalle vetrate quando sono illuminate da sole. Questa è veramente la controparte musicale di quell'architettura di luce che viene inventata con il gotico. Speriamo che dopo tutta questa preferenza riusciamo a sentirla. Ecco, colgo l'occasione per notare anche un altro colpo di genio straordinario di questo musicista, che vi consiglio di ascoltare, di correre qui accanto alla bottega di Scantica a comprare i dischi. Machaut qui fa una cosa da grande musicista. Elenca tutti questi articoli del Credo in quello stile di Conductus rapido, veloce, moringo, ma quando arriva a Ex Maria Virgine, visto che la messa è dedicata a Nostra Signora, lì blocca tutto e congela il movimento in una serie di, tra virgolette, accordi, sovrapposizioni di voce, note lunghe, che ferma tutto su queste parole: Ex Maria Virgine. Poi riprende fino alla fine con quello stile rapido e discorsivo, finché sull'Amen si accende la luce. Bene, su questo così sia.